La cucina è il luogo social per eccellenza delle famiglie italiane, in particolare durante le festività, e nel bene e nel male diremmo, e il tutto viene condito con piatti della tradizione. Nel tuo programma si va oltre perché questo luogo social spazia un po'. Sì, la cucina è il luogo social per eccellenza, non solo a Natale, generalmente è sempre un po' il fulcro della casa, non piccola o grande che sia, quando ci si ritrova alla fine non si sa perché, piano piano tutti si spostano in cucina per vedere che cosa succede, che cosa si prepara, che cosa si cucina. Nel caso di Italiani a tavola e Natale, dalla cucina si passa poi alla sala da pranzo, ci si siede proprio a tavola e si sta insieme in compagnia e si commenta non solo quello che si porta a tavola, ma anche si parla, ci si racconta quello che è successo, si litiga anche, perché delle volte nella nostra famiglia battibeccano, nelle nostre famiglie battibeccano, litigano, però naturalmente sempre con il sorriso sulle labbra e sempre in allegria, soprattutto adesso, insomma, ci sono le feste di Natale, cerchiamo di stare tranquilli. E la cucina è diventata una cosa seria in TV negli ultimi anni, tu ne sai qualcosa? La cucina è diventata una cosa seria, si fa cucina dappertutto, a tutte le ore, in tutti i modi, in tutte le salse, forse anche un filino troppo, perché poi, ok, va bene mangiare, va bene che è un momento conviviale, che è un momento... Però davvero oggi si parla solo di quello, non solo in TV, anche sui social network. La prima cosa che si fa quando si va al ristorante, invece di mangiare, si fotografa un piatto. Intanto il piatto si raffredda e non lo so, io penso più alla parte mi piace mangiare, se hai capito. Cosa servirà nel tuo piatto televisivo, appunto, nella tua trasmissione in queste puntate ai tuoi telespettatori? Quali sono le peculiarità, le ciliegine sulla torta? Ma ogni famiglia ha le sue peculiarità. I Ceresi di Milano, a casa Ceresi cucina Federico, il padre, ed è molto fighetto nelle sue cose, prepara delle cose molto ricercate, molto buone, che la nonna puntualmente critica, perché ovviamente ha un gusto molto più tradizionale, molto più giustamente adatto, insomma, alla sua età. Non ama le commistioni, non ama la cucina etnica, e quindi c'è sempre un piccolo battibecco tra loro due, che ormai è proprio una costante nelle puntate. Invece, per esempio, a casa Savoca è una cucina a Roma, siamo a Roma, una cucina più semplice ma gustosa, che bada molto alla sostanza, insomma c'è un po' di tutto. E invece chi verrà a casa tua per Natale non avrà un po' di timore reverenziale, una vincitrice di un contest? No, il timore reverenziale ce l'ho io, perché adesso tutti quelli che vengono a casa si aspettano sempre dei piatti da Masterchef. Sì, certo. Sai perché? Perché non è tanto semplice per tante persone preparare un certo tipo di cucina. Nei ristoranti, quando si cucinano delle cose particolari, si preparano, intanto ci sono delle linee, c'è tanta gente in cucina, ognuno si occupa di una cosa, si impiatta, ci sono delle lampade che tengono i piatti caldi. Quando si cerca di impiattare in maniera troppo ricercata dei piatti nella cucina di casa, come facciamo tutti, quando è impiattato il primo, il secondo e il terzo, intanto si è raffreddato il primo. Non è proprio così semplice. Badiamo al gusto, alla sostanza. Dai, dacci un piatto da copia e incollare per Natale. Un piatto da copia e incollare per Natale? Nella finale ho fatto un piatto che potrebbe essere un piatto furbo per Natale, che sono le capesante su crema di zucca con una decorazione di caffè e gli amaretti. Quello è un piatto furbo, perché le capesante cuociono veramente in meno di un minuto, quindi preparando tutto prima, in un minuto si fanno le capesante, si possono impiattare e portare a tavola, sempre per evitare che chi è l'addetto alla cucina non debba stare tutto il tempo, appunto, in cucina. Infine, tu a livello televisivo, quindi tornando al focolare televisivo, allo schermo, cosa vuoi fare, cosa ti auguri per il 2018? Mi auguro di avere la possibilità, come per fortuna mi è capitato sempre, di fare quello che mi piace, di essere così chiamata a fare cose che mi piacciono, che mi assomigliano e che mi danno soddisfazione, anche perché sennò non le faccio.